Anche il Politeama Rossetti ha aderito all'iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che ha consentito oggi l'ingresso gratuito nei teatri italiani con l'obiettivo di coinvolgere e far avvicinare tutti i cittadini al mondo dello spettacolo. La giornata ha preso il via stamane con un incontro pubblico per presentare i due spettacoli che inaugurano la stagione 2016-2017. Play Strindberg di Friedrich Dürrenmatt e Das Kaffeehaus di Fassbinder. Queste due nuove produzioni realizzate dallo Stabile regionale sono solo un assaggio di un cartellone ricchissimo di eventi. È una stagione molto articolata, con scelte di più tipologie di spettacoli, ed è dovuto alla capacità di tutto lo staff che sovrintende a questo tipo di attività, e quindi è una stagione che promette molto molto bene, al di là dei picchi di bolle o di Garfunkel, eccetera. È una stagione che ha moltissime sia delle riprese di classici sia delle proposte nuove, anche riscritte, Café House per esempio, che consentiranno una rilettura di un testo classico in una maniera bella ed originale. All'incontro erano presenti gli interpreti di Play Strindberg, Maria Paiato, Franco Castellano e Maurizio Donadoni, assieme al regista Franco Però, e i componenti della compagnia del Teatro Stabile con l'attore ospite Graziano Piazza, protagonisti dell'opera di Fassbinder, unitamente alla regista Veronica Cruciani, che hanno offerto al pubblico interessanti anticipazioni sui rispettivi ruoli, come Maria Paiato, che interpreta la protagonista dello spettacolo di Dürrenmatt. Alice è una donna che ha voglia di riscoprire la sua femminilità, ha voglia di ritornare ad essere una donna che vive nel suo corpo il sentimento dell'amore, un bisogno di riscoprire, di risentirsi l'attrice che era stata e che non ha potuto portare avanti nel tempo il suo lavoro, obbligata da questo marito despota con un carattere infernale a rimanere prigioniera chiusa in questa torre. Però, grazie a Dio, l'arrivo del cugino scompaginerà tutto quanto. Inaugurazione quindi la sera di martedì 25 ottobre con Play Strindberg in Sala Generali e con Das Kaffeehaus il 1° novembre in Sala Bartoli.